Ciao a tutti, benvenuti anche oggi all'autoplay di uno dei miei riff. Oggi affrontiamo un riff con la tecnica del double thumb. Se vi interessa questa tecnica, ho scritto un metodo che a quanto ne so è l'unico nel suo genere. Potete trovare il link in descrizione, dategli un'occhiata, ascoltate gli audio. Oppure gli altri video dove spiego. Scusate, c'è una mosca che gira. Allora, innanzitutto il double thumb, il movimento di base double thumb prevede appunto che il pollice colpisca la corda verso il basso. L'importante è pensare che non sia come lo slap tradizionale, dove c'è proprio un'altra angolazione, c'è un altro tipo di suono, un'altra intenzione. Nel double thumb assomiglia molto di più a, per dire, al suono del plettro, tic, dove io ho la plettrata in giù e in su. Allora, il movimento è fatto da un doppio movimento: il pollice che va giù colpisce la corda, adesso io becco un mi bemolle. Poi si va a fermare, questo è importante, sulla corda sotto. Una volta fermo qua sotto, ritiro su e io ho il mio doppio colpo. Quindi c'è pollice in giù, nel mio metodo segno come down e up, D e U. Se lo faccio con un plettro, diciamo, la stessa intenzione. Il bello sta appunto poi nel mischiare tutte questa tecnica, quindi pollice giù, pollice su, note morte, slap tradizionale, c'è un po' di tutto, diciamo, dentro per ottenere un bel groove. Allora, ma veniamo nello specifico a questo esercizio. Parto con allora, mi bemolle. Tasto 6, corda di la, poi vado sul tasto 3, corda di la, a prendere 2 do. Allora, beh, questi sono colpiti giù mi bemolle, pollice giù, poi vado sul do, il primo lo prendo col pollice in su e il secondo col pollice in giù. E poi di nuovo un terzo do ancora in su. Ta ta ta, ta. Qua c'era una pausa di sedicesimo. Poi nota morta su un ipotetico do, diciamo corda di sol comunque. Questa nota morta mi permette alla mano di spostarsi e andare a beccare il si bemolle. Vedete, mentre io colpisco con lo strappato la corda morta di Sol, sposto la mano e vado a prendere il Si bemolle, in cui faccio pollice giù, pollice su e strappato sull'ottava. Andando avanti, qua pollice giù, pollice su, Fa, tasto 1, corda di Mi. Poi mi sposto col dito 1 sul Sol, suono giù, su, il Sol col pollice in giù, qua strappato, corda morta, corda di Re, come se fosse un ipotetico ottava di Sol. Strappo, plac, e poi giù sul Sol. Fa questa cosa qua, mi bemolle, re, do in pollice su e poi concludo con uno strappato con emmeron, si bemolle, do. Quindi la seconda parte e riparto.
Bene, spero che vi possiate divertire con questo riff e possiate conoscere una tecnica, diciamo, nuova, tra virgolette, nel senso che non è moltissimi anni che viene utilizzata. grazie ancora a tutti. Come al solito vi chiedo se vi è piaciuto il video di mettere un mi piace, lasciarmi un commento, se avete qualche domanda sono qui per rispondere. Grazie a tutti, ciao, alla prossima.